Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti in questa nuova live del lunedì e quindi ovviamente siamo sulla survival. Ciao a tutti, ben arrivati, come andiamo oggi? Come state? Cosa si racconta in questa chat? Vedo che c'è gente che parla. Tra loro, Giacomo, Beppe, prendetevi una chat privata per parlare, su via. Non si capisce niente qui. Luca, benvenuto per la prima volta in chat, in live, benvenuto. I quadri di Java si fanno desiderare. Ho visto che è uscita una pre-versione della 1.20.5, perché mi ha fatto aggiornare aprendo il mondo. E solo che non ho visto ancora niente, vediamo un po'. Vediamo se c'è qualcosa di interessante, però. Cioè, sicuramente non c'è nessuna novità, però. Nel dubbio lo scopriamo al volo. Niente. C'è un bug fissato. Uno. Basta. Sì, no, letteralmente. Sì, siamo molto vicini al rilascio della 1.20.5. Vediamo se c'è qualche data. Non vedo nulla. Vabbè, una pre-versione che fissa un bug. Siamo addirittura d'arrivo, diciamo. Ecco, il bug che fa la differenza. Beh, magari richiede altri test una volta sistemato. Che ne so, potrebbe essere. Bentornata Cuchina, grazie ai 9 mesi. Eccoci con i 9. Mi sono messa sotto a studiare per un esame. Ho una settimana perché la prossima si parte per Copenaghen. Ma che bello Copenaghen. Cioè, deve essere bello, non ci sono mai stato. Secondo te il glitch per la Bedrock del Nether lo sistemeranno? Ci sarà sempre un glitch per la Bedrock. Non riescono a toglierli. Ne compare sempre uno nuovo. Però posso proporti una idea per una build hack, volendo sì. Stavo per festeggiare per aver trovato una vena di 12 diamanti, poi sono morto e ho perso tutto. Classico. Mi dispiace. Ti consiglierei un gioco per XL, Horizon. Grazie Rascal. Se volete consigliarmi giochi per quel canale, scrivetelo sul canale comunque. Scrivete un commento lì piuttosto che almeno resta segnato. Buonasera, chi sta arrivando? Intanto io mi sposto nella nuova piccola zona che ho preparato. Perfetto, così. Ci sarà sempre un bug da fissare, ovviamente. Ovviamente non si arriverà mai al dunque, probabilmente. Penso sia impossibile fissare tutti i bug, anche perché la lista è lunga. E soprattutto è impossibile trovare tutti i bug. Cioè, sicuramente ci saranno bug che non sono mai stati trovati. Metti il Levi Core sopra una sbarra di ferro e viene una mazza 3D. Non l'ho provato, quindi boh. Sì, beh, si potrebbe fare. Forse un End Rod anche o un. Allora, un Lightning Rod no. Non credo venga bene. Un pannello di vetro potrebbe essere anche un'idea. Potremmo fare tipo un mega martellone poggiato su un tavolo, ad esempio. Che ne so, sarebbe una bella idea. Già che ci siamo, consiglio anche io una build hack. Mettere gli armor stand con elmo in ferro e incastrarli nei blocchi con i pistoni. E c'è tipo un piattino, se ho presente. L'ho usata da altre parti come build hack per altre cose. Sì, Fallout adesso sta andando di moda, ma per la serie. Non penso che sia il caso di fare un'intera serie su un Fallout, tipo un Fallout 4 durerebbe davvero tanto. Penso che non fai in tempo a fare un quarto di gioco che l'hype sarà già svanito, quindi davvero non conviene, non è il motivo giusto, diciamo. Per il resto che mi raccontate? Cosa si dice? Oggi c'è il derby Milan-Inter, dove l'Inter vincendo vincerà durante il derby in trasferta, anche se lo stadio è lo stesso,
vincerebbe lo scudetto numero 20, arrivandoci prima dell'Inter, prima del Milan, sbattendolo in faccia al Milan. Quindi lo dico subito, se qualcuno ci vuole aggiornare con i risultati, man mano che c'è la partita, se c'è qualcuno che sta vedendo, ce lo dica. Ovviamente vincerà l'Inter anche questo, cioè non vedo come non possa succedere. Si sono proprio uniti gli astri per farlo succedere. Che ne pensi di Harry Potter? Casata preferita? Giacomo, bella domanda, guarda come ti rispondo. Adesso ti rispondo, eh. Comunque ogni volta che carico un nuovo snapshot, da che ci sono le preversioni, mi sembra laggare tutto. Boh, strano. Guarda la risposta. Ecco la risposta. Oggi sono stato al compleanno di mio nipote più grande, ha compiuto 12 anni. Abbiamo festeggiato anche il mio nipotino più piccolo che il 15 ha compiuto un anno. Bello. E io l'ho fatto ieri con la comunione. È stata una bella festicciola. Palesemente tasso rosso, mamma mia, che brutto tasso rosso. Non ce la potrei fare. Bentornato, Metalfire. Grazie per i 13 mesi. So solo una cosa, la nostra prof di inglese, che è interista, passerà 10 minuti a prendere per il culo i miei compagni di classe milanisti. Cioè, piuttosto che insegnare, bello. Bellissimo. Povero Cedric. Diciamo che se Cedric fosse stato un corvo nero, ad esempio, avrebbe avuto l'intelligenza per non farsi uccidere. Se fosse stato un Griffondoro, avrebbe avuto l'audacia per capire come risolvere la situazione. E se fosse stato un serpeverde, l'avrebbero rispettato a tal punto da non ucciderlo. Cedric è morto perché era un cazzo di tasso rosso, quindi è giusto così. O tasso frasso, in realtà vanno bene entrambi, non è vero se dice tasso frasso. Cioè, alla fine dei conti dipende dall'edizione, non è che... Comunque, dillo come vuoi, Marti. Fa schifo come casata. Mi dispiace, questo è quanto. Va bene. Ora che abbiamo disseminato un po' di discordia, iniziamo la nostra live. Che dite? Sei fatto ammazzare la coda liscia. Eh sì, ma poi coda liscia. Cioè, ma come fai a perdere la vita contro coda liscia? Ma dai. Davvero umiliante. Allora, metto via un paio di cosette. Queste ce le teniamo, che le metto su. Così. Io feci il Potterhead, mi diede il serpeverde, ma gli amici dicono sono da tasso rosso. Cambia amici. Tasso frasso sono gentili e fedeli. Infatti, guardalo lì per terra senza vita, il Cedric. Gentile e fedele com'era. Allora, stasera cosa facciamo? Stasera mi sa che ci lasciamo condurre dal calderone, che dite? Perché il progetto della nuova stanza chiaramente ha bisogno di tanto lavoro ancora. Abbiamo finito la struttura. Anche se la porta e il balcone dietro li dovrei ancora fare. Vi propongo un sondaggino allora. Vogliamo finire queste due robe o volete fare il calderone? Dadiduz, grazie dei 43 mesi. Allora, facciamo un sondaggio. Pronti via, senza perdere tempo. Allora, vi ho messo ora un sondaggio. Se non lo vedete, è forse perché da telefono non si vede e non so come risolvere. Non è colpa mia, è colpa di Twitch. Se lo vedete, votate tra finire la stanza e calderone e decidete voi cosa fare.
il calderone dice nuova stanza, ci attacchiamo il cazzo. Semplicemente. Lo vedete da telefono, hanno risolto allora, può essere. Ah, mentre votate, dato che già sento mob ovunque, non so neanche dove siano in realtà. Credo ci sia uno spazio vuoto dove si caricano. Che forse dovrei anche risolvere come problema. Dov'è che siete? Ah, non sono qui. Boh, vabbè. Ha vinto il calderone al 62%, va bene. Va benissimo. Che siano nel soffitto. Allora, facciamo così. Prima di tutto dormo. Poi. It is bet, grazie dei 42 mesi, bentornato. Poi andiamo nel portale e disattiviamo i mob. E poi possiamo cominciare. Cosa sto facendo? Nulla, stiamo iniziando con calma la live. La Coblemon non è da Bedrock, no, Giacomo. Non ci sono le mod sulla Bedrock Edition. Non esistono. E grazie Cinels per la risalva di 32 mesi. Che ha fatto schizzare il prossimo livello l'hype train, peraltro. C'è l'hype train in corso, se volete. La live non ha mai una durata fissa. La stanza delle shard per i vasi, come la aggiornerai, scusa? Non lo so. Dovessero uscire le piccole cose, magari ce ne occupiamo, dai. Ok, devo andare di là. Ricordi il Team Bro e il Team SCP della Pixelmon? Sì, che mi ricordo. Che bel progettino che era quella serie. Avevo fatto questi due team con che insomma, diciamo, rappresentavano due aspetti della serie. E avevo fatto anche il merchandise con due grafiche diverse. È uscito molto carino. Non so perché non esistano mod per Bedrock, perché non hanno mai messo le mod o la possibilità di metterle, credo. Cioè, magari si può moddare, adesso non lo so di per certo, però non ci sono le mod che ci sono sulla Java, ovviamente. De Talebano, bentornato, grazie di 16 mesi. Quest'estate mi recupero tutte le Pixelmon di fila. Grande Giacomo, mi raccomando. Recupera anche tutte le pubblicità che ci sono. Così si sbanca. La Pixelmon dove ognuno aveva un bioma si chiamava Ultra. Pixelmon Ultra. Comunque sulla Bedrock ci sono gli add-on, che sono l'equivalente delle mod e sono ufficiali, però sono un sistema diverso e quindi diciamo che gli add-on non ci sono come mod su Java e viceversa, non ci sono come add-on. Questo è un po' il casino. Allora, dobbiamo andare dal calderone. Vediamo un po' cosa ci dice. Andiamo sotto. E il nostro bene amato calderone ha 9 fogli. Ogni foglio indica una cosa che possiamo fare. Tra sacrifica un diamante, fai la sub, sacrifica un pollo. Interni del castello, piccole cose qua là. Ritenta sarai più fortunato. Terraforming acquedotto, nuova stanza della base, trial chamber. Vediamo.
Allora, il calderone ci dice di occuparci, attenzione, del terraforming dell'acquedotto. Da quanto tempo? Eh sì, però effettivamente un po' di polli nel void ci starebbero. È quasi un peccato non lanciare qualche pollo. Dai, facciamolo. Dai, facciamo così. Se dopo 4 uova non è uscito nessun pollo, vuol dire che vincono loro e li risparmio. Uno, due, tre. Ho perso il conto, Sif. Quanto ero rimasto? Ah, due. Ok, allora, due, tre. Ma sei sicuro? No, eravamo rimasti a uno, mi sa. Ok, uno, due, tre, quattro. Ah, eccolo! Vedi? Avevo detto quattro uova. E ne sono avanzate 4. Io intendevo avanzate, ovviamente. Bene. Abbiamo sacrificato il pollo. Speriamo ci porti bene. La farm di guardiani non l'ho abbandonata, come dire, in realtà, no. Non... non so, dovremmo farla. Dovremmo farla. Ti faccio la prof di matematica? Va bene. Cosa ne pensi di T-Launcher? Cosa devo pensare di T-Launcher? Boh, non ho un pensiero su T-Launcher. L'abisso non si incavolerà, esatto. Oggi è stato saziato a dovere. Ah, sono cresciuti tutte sti piantine, ok. Niente, controllavo un po' le mie build hack. Allora, cosa c'è da fare qui nella zona dell'acquedotto? Abbiamo scavato un fiume. Che è un progetto a cui non metto mano da boh, mesi? Da quant'è che non ci mettiamo mano? C'è ancora tutta questa parte da fare. Cazzo. Pensavo di essere molto più avanti. Quindi oggi ci occuperemo di scavare fiumi. Perché in alternativa. Allora, sì, avevo fatto anche questo. E in alternativa. Potevo mettermi a fare un po' di giardino, però. Non lo so. Che dite? Continuiamo, portiamo a termine il fiume prima di fare altro. Quindi teoricamente qui devo fare ancora tutto il fondale. Eh sì, siamo dietro da matti qua. Dobbiamo portarlo fino qua. Va bene. Diamoci da fare. Allora, ci servono quattro materiali. Terra, che è già presente in realtà. Sabbia, argilla e ghiaia. Quindi sabbia, ghiaia, argilla, terra ce l'ho. Ma vi direi che per prima cosa un bel giro di raccolta materiale non può che farci bene, quindi facciamoci un giretto, farmiamo un po' e così poi siamo pronti. Il prossimo pollo che sacrificherai è l'abisso, mandalo in cerca di Artorias, che quel somaro sta laggiù da troppo tempo. E in realtà io dovrei avere ancora un Iron Golem che si chiama Artorias, che sta da un'altra parte. Le live di pomeriggio torneranno. Allora, le live di pomeriggio dovrebbero tornare. Il problema è che non riesco a organizzarmi perché non torneranno qui. Le vorrei fare dall'altra parte. Mettiamola così. Vorrei fare una live settimanale dall'altra parte. E a parte che forse non è neanche il periodo giusto perché adesso arriva maggio, che è uno dei mesi peggiori per fare una roba del genere. Sì, esattamente, in paradiso intendo. E sì, però non mi sono ancora organizzato perché comunque devo settare tutto da zero lì.
E poi in realtà, non so, a livello di tempi. In questo momento sto riuscendo a gestirmi tutto, ma sono molto sovraccarico di lavoro. Cioè, per dirvi, oggi ho fatto il video del giorno sulla survival. Sì, i razzetti ovviamente li ho messi volutamente come simbolo di buon auspicio per il farming. Dicevo, ho fatto il video, l'ho registrato, editato, caricato tutt'oggi. Poi ho avuto da mettere due video su il canale VOD, un video su XL e poi ho registrato tre video per XL nel pomeriggio e ora sono qui live. E diciamo che il giovedì pomeriggio mi torna molto utile per fare cose ultimamente. Dovrei sicuramente alleggerirmi un po' il carico di lavoro perché, cioè, sto facendo troppa roba. Peraltro, è stata una giornata bella pregna di cose e sono andati tutti male i video. Quindi, wow, grazie. Grazie. Piattaforma rossa per avermi dato questa soddisfazione. Consigli per gli esami di fine anno. Bigia. Bigia. Mi fai sentire in colpa? Certo, devi sentirti in colpa, Zedivaz. Principalmente è colpa tua, infatti. In particolar modo, direi. Ok, sabbia, ne abbiamo preso un bel po'. Ora andiamo a vedere per la ghiaia. Qua c'è anche un po' di argilla. Io sto recuperando il secondo episodio della nuova serie. Allora, il nuovo canale XL ha un problema. Nel senso che io quando l'ho aperto mi aspettavo risultati infimi, bassissimi. Quindi ero pronto a iniziare un canale da zero con tutto ciò che ne conseguiva. Poi invece è andato molto meglio del previsto. Perché comunque diciamo che non è come il primo canale, però diciamo che tra i tre canali è quello che ha video. Sta al secondo posto. Come risultati stava al secondo posto. Quindi sono stato un po' sorpreso e mi sono abituato a questo risultato. Però finita la serie di Omori, che tirava tanto, la serie nuova non spinge come Omori. E diciamo che c'è stato un bel distacco come risultati. Quindi mi ero creato un po' delle aspettative. E vabbè, però, nel senso, vedremo nel tempo. Tanto io oggi ho registrato tre altri video. E Giulia, bentornata, grazie ai 54 mesi. Direi che piano piano stiamo invecchiando insieme. Praticamente sì. Fa strano dirlo, però sì. La build hack alle porte non mi fa impazzire. La build hack alle porte non è una build hack, è una roba uscita a caso. Omori intrigava più per la lore, certo, sono due giochi diversi. È un gioco che racconta una storia, è un gioco che si gioca. Cioè, Omori di gameplay. Ce l'ha il gameplay, per carità, però è davvero semplice, cioè è una roba semplice. Ok, prendiamo un'altra. Un gioco che si gioca. Vabbè, lo so che sembra stupido da dire. Però effettivamente Omori va avanti per la storia. E No Rest for the Wicked
Tra l'altro, uno degli episodi che ho registrato oggi c'è un momento lore storia stupendo. Che cioè, è davvero fatto bene. Però ha molto gameplay. Cioè, è tanto, tanto gameplay. Quindi sono due cose diverse. Chiaramente non posso fare un progetto dove fare un solo tipo di gioco, se no cosa l'ho aperto a fare sto canale? Non ha senso. Aspettative Pokémon ZA. Boh, non so cosa aspettarmi, però diciamo che sono in hype. Spero che esca una cosa figa. Sì, quando uscirà ZA. Il canale nuovo ci sarà ancora e andrà bene, perché purtroppo è tutto ancora un grosso punto di domanda. No, non ci credo che ma come l'Inter è in vantaggio? È già iniziata la partita, innanzitutto. Cioè, non sapevo manco fosse iniziata Inter in vantaggio, ma hanno fatto in tempo a fischiare per buttarla in rete. Madonna. Che merda. Vabbè, dicevo, ZA sarà probabilmente. Cioè, oddio, non lo so, Non so se lo farei sul canale nuovo o in live, comunque, perché Pokémon in live ci sta. Ecco, lì è difficile. Sì, il Milan ha deciso di far vincere l'Inter, così dice. Ma sì, dai. Almeno possiamo dire di aver contribuito anche noi allo scudetto. Ma sì, va bene, dai. Direi che abbiamo abbastanza materiale. Ho sentito mio papà urlare. Però, cioè, se siete interisti e esultate addirittura urlando per un campionato già vinto. Cioè, va bene, nella contentezza, però, boh, nel senso, me l'aspetterei, no? A un certo punto, ormai è fatta. Mi sono sempre chiesto quale fosse il tuo nome. Scusami in anticipo se la domanda risulta invasiva. Figurati, mi chiamo Ernesto. Non so come Acerbi abbia fatto gol, non mi faccio domande. Acerbi, boh, è ancora molto sospetta la questione Acerbi. Non è stato squalificato poi per mancanza di prove, però tutto quel polverone non credo fosse stato tirato su per nulla, cioè mi sembra molto strano. Quindi, boh, pesa un po'. Fiammata è il cognome, esatto. Per il mio tirocinio universitario, psicologia, alleno una squadra di ragazzini. Non ce n'è uno che tifi una squadra che sia quella locale. Beh, dipende qual è la squadra locale. Cioè, se tipo la squadra locale è il boh, cosa potrebbe essere? Dipende di dove sono, no? Se sono di Pavia, non è che tifi il Pavia. Cioè, come fai a tifare il Pavia, con tutto rispetto? Non so neanche dove giochi il Pavia. Allora, senti, teniamo giusto lo stretto indispensabile. Ecco, poi dormiamo e iniziamo il progetto. Comunque, dato che oggi scaviamo il fiume, mi sa che live molto just chatting. Peraltro, ve lo dico subito, non c'è la seconda serata. E oggi vorrei staccare non tardi, non dico presto, ma non tardi. Quindi non vi sorprendete se la live dura meno del solito. Ieri abbiamo fatto tardi, ero cotto marcio. Oggi sono rimasto un pochino assonnato.
E domani mattina mi sveglio molto presto, quindi non posso permettermi la live fino a mezzanotte. Qui a Messina, tipo qui a Messina, nessuno tifa a Messina, non so nemmeno se esiste ancora. Ma guarda che invece la squadra del Messina era fortissima, è stata in Serie A. C'è stato un periodo dove c'era in Serie A, Messina, Catania e Palermo. E poi è fallito il Messina, ricordo. Non so a questo punto dove sta. Va bene, allora. Cominciamo mettendo la sabbia. Il fondo del fiume io l'avevo già scavato. Ora dobbiamo solamente riempirlo. No, che palle sta cosa però, madonna. Facciamo così. Tra l'altro ho scoperto recentemente il vero nome di Tiar. E beh, perché cosa c'è di strano nel fatto che si chiami Giacomo? Non penso fosse un mistero, no? Anche qui. Salutone a Giacomo. Ok, perché sto facendo sto lavoro? Perché poi andiamo a metterci anche la ghiaia. Tipo una roba così faremo. Parzialmente resta la terra, cioè l'erba che poi diventerà terra, e in altri punti invece metterò delle chiazzettine di clay. La clay la metto meno rispetto al resto. E così compongo il mio fondale. Questo lavoro adesso lo dobbiamo fare fino in fondo. Poi dovremo pensare anche alla parete rocciosa, che però tipo qui sarà minima, forse inesistente, mentre lì andrà fatta bene. Sì, il Bologna che vince l'Olimpico, sono contento, perché allora, se il Bologna si conferma al quarto posto, o comunque al quinto. Da quest'anno la Serie A manda, cioè per quest'anno la Serie A manda in Champions League con la nuova formula, non più 4 squadre ma 5. Quindi supponiamo Inter, Milan, Juve, Bologna e una quinta, la Roma ad esempio. Se la Roma vince l'Europa League, va in Champions tramite il titolo e il quinto posto scala al sesto. Quindi una sesta squadra va in Champions. È uguale se vince l'Atalanta. Quindi potrebbe essere che l'anno prossimo l'Italia, anziché avere quattro squadre in Champions, ne avrà sei. E credo che sia un record, cioè non è mai successo nella storia di un campionato che mandasse sei squadre in Champions. Sarebbe quasi ridicolo pensare di avere sei squadre in Champions, non ha senso. Però può succedere. E qualcuno mi dirà: Eren, ma a me che cazzo me ne frega del calcio? Hai ragione. Hai perfettamente ragione. Sì, 5 sono sicure. Se un'italiana vince la Coppa UEFA, 6. Teoricamente, non so se c'è una situazione dove la sesta non va. Non credo.
Va bene. Che altro si dice di bello? La sesta va solo se chi vince l'Europa non è tra le prime 5. No, l'aveva spiegato Caressa. Se quella al quinto posto vince l'Europa, scala in qualche modo. Adesso non lo so bene il regolamento, perché secondo me manco chi l'ha scritto se lo ricorda. Qua forse dovrei metterne di più. Buonasera, Jimmy. Buonasera. Oggi si builda nel chill, esattamente. In che senso letterale? C'è proprio un clima chill in questi giorni. C'è questo freschetto inaspettato che poi è arrivato effettivamente. Anche qui. Magari tutta l'estate fosse così. Ok, direi che stiamo facendo bene per ora, andiamo avanti. Raga, un lavoro che sareste contenti se scomparisse, lo streamer. Io ti dico lo streamer. Voi cosa dite? Ieri sono stato al Como Fan e era pieno di Alastor. Sì, diciamo che se vuoi fare un cosplay, non è mai furbo fare il cosplay dell'opera del momento, perché, cioè, va a finire che, ce ne si che sei uno dei tanti. Io piangerei se il ruolo dello streamer sparisse. Perché, di la verità, in realtà anche tu vorresti fare la streamer. Io dico la modella su Insta. E perché? Che fanno di male, dai. Qua il fiume diventa stranamente largo, peraltro. Chissà perché l'ho fatto così. Vabbè, perché è un fiume, quindi se vogliamo farlo naturale, giustamente. Un po' randomico deve essere. Senza di te la mia vita sarebbe senza colori. Madonna, Ender Dark. Che frase poetica. Siamo quasi. Una vita senza Ernesto, dimmi tu che vita è. È una vita senza Ernesto. Ma sì, vi abituereste. Adesso state facendo i simpatici, carini. Se smetto di streamare, tempo una settimana, toh, la routine cambia. Questa è la amara verità. Siamo tutti dimenticabili e rimpiazzabili.
Ok, siamo arrivati alla fine. Quindi sabbia, possiamo dire che ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo messa. Qua sarebbe carino chiudere. Facciamo così. Guardando i tuoi video su The Rest, what? Mi hai confuso un sacco. No rest for the wicked. Mi sta tornando la voglia di giocare a Minecraft Dungeons. Allora, il genere potrebbe essere simile, effettivamente. Però, cioè, Minecraft Dungeons non si è mai avvicinato a un livello del genere, purtroppo. Se quel piccolo rumor che si è sentito settimana scorsa fosse vero, se ci fosse un giorno un Minecraft Dungeon 2, speriamo che possa essere qualcosa di simile. Sarebbe fantastico. Senza di te sarei in uno spazio nero, quindi andresti in giro ad aprire porte con un coltello in mano, Manila. Intendi questo? Intanto vedo che si è avviata una discussione sull'argomento. Vediamo che state dicendo. Ah, ProSilence, vuoi che scompaiano i giornalisti come lavoro? Per via delle fake news. Ah, il problema del giornalismo oggigiorno è il fatto che... che ne so, magari c'è un titolo super eclatante e poi tu non vai a leggere il contenuto che magari ti dice in altri toni quello che succede. Che ne so, metti che due persone famose litigano, no? Boh. Magari, altro esempio, Cristiano Ronaldo e Messi si incontrano e si tirano una pizza a vicenda per ridere, ok? Così. Fanno finta di picchiarsi, come dire, ah, tu sei il mio rivale, regoliamo i conti, si tirano una pizzettina e poi ridono. Cosa molto strana. Ecco, un titolo di giornale potrebbe essere Cristiano Ronaldo e Messi vengono alle mani. E poi vai a leggere, in questa giornata, in corso di questo evento, bla bla bla, sono venuti alle mani tirandosi degli amichevoli buffetti sul coppino perché volevano farsi una risata. Fine. Però qual è il problema? Il problema è che la maggior parte delle persone leggono il titolo e si fermano a quello. Quindi leggendo il titolo e basta, ti passa l'informazione sbagliata. E viene fatta questa cosa, viene fatta in malafede. Nel senso che sanno benissimo che se il titolo è fuorviante, passa un'informazione fuorviante, ma lo fanno per fare più click. E quindi in questo caso, purtroppo, abbiamo un problema di fake news, di casini. Di disinformazione. Nel dubbio, informatevi da soli. O leggete l'intero articolo. E se nell'articolo sostengono che i due si sono menati e non è vero, allora diventa diffamazione. Quindi penso che sarebbero attenti a evitare di fare un errore del genere.
Beh, diciamo che al contempo c'è un altro problema sulla diffamazione, perché può essere anche che un giornale faccia disinformazione. Di recente c'è stato un caso, ci sono stati alcuni creator italiani che sono stati accusati da alcune testate di essere degli evasori fiscali. Perché hanno ricevuto magari dei controlli dalla finanza, degli accertamenti. Magari questi accertamenti non hanno portato nulla. Cioè, magari hanno fatto degli accertamenti e hanno detto: ok, è tutto a posto. Oppure, guarda, non hai fatturato questa cifra. Può essere che il commercialista fa un errore, non manda una fattura, non so, può succedere di tutto. Magari. Devi pagare le tasse con una multa di tot e tu la paghi, cioè ci sta l'errore in buona fede. Non è che evadi milioni di euro come è successo ad alcuni personaggi famosi. Però metti caso che questi articoli fanno diffamazione. Se tu denunci per la diffamazione, ti conviene? Ti conviene andare a fare causa a un giornale grosso sostenendo che ti ha diffamato? Mal che vada, che fanno? Ti pagano un risarcimento? E le spese legali? Sei sicuro di vincere? Quanto ti risarciscono? Quanto devi stare in ballo? A loro frega qualcosa, al giornale frega qualcosa. Tu magari vai in causa, che sei un singolo, ti rodi il fegato ad andare in causa perché non è una cosa bella. E il giornale non gliene frega un cazzo. Chissà quante cause hanno in ballo. Non gliene frega niente. Cioè, hanno il coltello dalla parte del manico. Questa cosa è terribile. Oppure, certe volte, magari è capitato di grosse notizie errate messe in prima pagina e nell'edizione dopo per correggere la disinformazione, mettono un trafiletto nascosto a pagina 4 in basso dicendo: chiediamo scusa, dobbiamo correggere l'articolo della settimana scorsa, abbiamo sbagliato e ci correggiamo, chiediamo scusa. Sì, però intanto non lo mettono in prima pagina. Quindi l'informazione errata in prima pagina passa, la correzione non viralizza. E quindi le persone sono state informate con un'informazione sbagliata, perché non leggeranno mai la correzione. E chiaramente anche questo meccanismo, è una paraculata, però sanno benissimo che se lo metti lì non lo leggono, lo sanno. Quindi viene fatto in furbizia. Sì, si correggono, certo, sì, si correggono. Cioè, ad esempio, a me è capitato di avere. Come si può dire? C'è stato un errore nel pagamento delle tasse da parte, diciamo, mia, nel senso della mia partita IVA. C'è stato un errore nel pagamento delle tasse. Questo errore è stato che io ho pagato troppe tasse, cioè ho pagato più del dovuto. Ok? E quindi mi è arrivata una lettera che mi diceva che siccome ho pagato più tasse del dovuto, mi davano indietro un credito di tot. Cioè mi ridavano i soldi che ho pagato in più. Ok? Quindi ero a credito. Che è il contrario di evadere. Però se ci fosse una notizia del genere, potrebbe dire: errore nel pagamento delle tasse di Aaron Blaze, oppure Aaron Blaze ha pagato erroneamente le tasse, e dici, pensi subito male, no? No, in realtà ne ho pagate troppe e mi hanno ridato indietro dei soldi.
Questo potrebbe essere un esempio. È un mondo di merda. Comunque, sì, viviamo proprio in un mondo di merda. Se ci pensiamo. Mazza, che tristezza però. Ma chi è che ha tirato fuori questo argomento? Chi è il colpevole? Mi bannate quello che ha tirato fuori l'argomento, grazie. Chi è che aveva fatto la domanda su quali lavori toglieresti? Me lo bannate per piacere. Che depressione. Sei stato tu, pro. No, non bannate, pro. No, come non detto, è l'unico che mi aiuta nella versus, non bannatelo. La mia impressione è che diventa sempre più difficile creare contenuti e giochi che piacciono alla gente. Sempre più giochi nascono e muoiono subito. È così, è esattamente così. Attualmente i videogiochi sono... Allora... Tutto sta diventando usa e getta sempre di più. Tutto sta diventando veloce. Stiamo abituando i nostri cervelli all'utilizzo di contenuti fast. I famosi TikTok, gli short, i reel, no? Tutte le robe veloce che ne guardi 100 in 10 minuti e sei lì che continui a fare questo fast food di contenuti. Ormai questa cosa si sta diffondendo in tutto. Cioè, ad esempio, nella musica. Nella musica, da che le canzoni duravano 4-5 minuti, col passare degli anni hanno iniziato a fare 3 minuti, 2 e mezzo, perché dovevi stringere. Perché più stringi, meno hai il tasso d'abbandono, più stringi, più al massimo guadagni ascolti, eccetera, eccetera. I video diventano short, i videogiochi diventano le cose che magari vanno di moda una settimana, fatte per fare due soldi e poi scompaiono. E sì, sta diventando un problema un po' in tutto quanto. E attualmente i videogiochi fanno magari il boom e poi tempo un mese non se ne sente più parlare, cioè dura tutto poco. Mister Liam regala una sub a Lord of Shadow, grazie Liam. Siamo un po' in una fase di stagnazione. I contenuti AAA richiedono sempre più soldi e gli indie hanno ovviamente risorse limitate in principio. Allora, se vi cito sempre No Rest for the Wicked, che praticamente viene dal mondo indie, se voi andate a vedervi il gioco che è un gioco della Madonna. È in Early Access, vabbè. Però non è un early access alla Palworld, che è stato carino, però, cioè, si vede che è acerbo. È un gioco che godibilissimo. E cazzo, cioè, ma spacca. È pieno di... Ha una grafica fantastica, artistica, bellissima. È pieno di contenuti, è pieno di cose da fare. La storia, la trama. Sono arrivato a questo punto che chi segue vedrà. Forse già domani, un pezzo, dove ci sono un sacco di personaggi. Ogni personaggio ti dice qualcosa, ti racconta una storia, è doppiato, ha una sua riconoscibilità. Non ci sono NPC scopiazzati uno uguale all'altro, no? Ognuno ha il suo disegno, il suo modello, la sua voce, la sua storia. Ed è tutto super curato nel dettaglio. E quindi ci sono prodotti che vanno in controtendenza, assolutamente. E invece i AAA ci sono invece esempi sempre più negativi, perché ad esempio un gioco che a me interessa, che è Star Wars Outlaws, non ha fatto in tempo uscire, è già vittima della prima vittima, in realtà meritata, è già protagonista della prima polemica. Però
Perché pare che il gioco uscirà in tre versioni distinte, tra cui quella con gli extra e quella con gli extra degli extra, che costa 130 euro al lancio. E praticamente se tu hai quella finale o quella intermedia, hai una missione in più che nel gioco base tu non hai. Quindi il gioco esce, che è già tagliato, e un pezzo tagliato ti viene venduto a parte. Non è neanche più un DLC. Cioè, dal principio c'è un contenuto tagliato che ti vendono in parte e costa di più. Cioè, arrivi a 130 euro. È assurdo. 130 euro è assurdo. Io ero interessato a questo gioco, lo sono tuttora, però... Cioè, ci sono sti discorsi, mi passa un po' la voglia di giocarci. Poi, vabbè, per carità, è ovvio che ci debbano guadagnare, chissà quanto costa la licenza, quanto è costata la produzione, a me va benissimo. Però, dai, cioè, Hollow Knight l'hanno fatto in tre. Se chiedi in giro qual è il gioco che attendono di più, non ti dicono Star Wars Outlaws, ti diranno... Vabbè, a parte GTA, che GTA è una roba a sé stante, è un mondo a sé stante. Però magari tra i nomi che ti citano ti dicono un Silksong. Ieri ho visto un video su YouTube di MrBeast. MrBeast ha fatto un video di 40 minuti, quindi molto più lungo del solito. E ho letto che ha spiegato il motivo. E ha detto che lui vorrebbe iniziare a fare video più lunghi, che raccontino qualcosa e che siano... un momento dove ti puoi fermare, goderti il contenuto, prenderti il tuo tempo, per andare in controtendenza rispetto appunto alla tendenza di accorciare sempre di più tutto e fare contenuti vuoti, usa e getta. E ha voluto puntare su quest'idea perché, essendo che lui chiaramente è lo youtuber più importante del mondo, vorrebbe anche fare un po' da esempio e magari spingere anche gli altri creator a seguire il suo esempio. E ha fatto un video bellissimo, che dura 40 minuti. Quindi, essenzialmente, puntando sul fatto che, arrivati a un certo punto, si spera che tutti quanti si rompano le palle di questo usa e getta su ogni cosa. E quindi che si torni anche a desiderare cose un po' più impegnative. Si spera smuova un po' qualcosa. Più che altro si spera che smuova YouTube stessa. Magari lui ce la può fare. Allora, GTA 6 non so dove lo porterò. Sicuramente qualcosa ci farò su GTA. Quando sarà. Si farà ancora questo lavoro ora che esce. Chissà, tra quanto esce quante cose succederanno. No, beh, mettiamoci a fare pure noi video su YouTube tipo 8 ore mentre si dorme. E beh, ma quello non è contenuto, quello... Cioè, è shitposting lungo. Uno guarda una serie perché un solo episodio dura meno di un film, ma in complesso la durata dell'intera stagione è come quella di 4-5 film. Boh, io le serie non le guardo per la durata, onestamente. Anzi, le serie mi piace il fatto che durino tanto. Cioè, alla fine è bello prendersi...
un impegno nel seguire o giocare o guardare o qualsiasi cosa, una roba duratura. Cioè, è anche bello scegliersi la serie che guarderai e dire, ok, questa serie l'ho scelta tra tante, me la guarderò per i prossimi mesi. Mi voglio prendere l'impegno per i prossimi mesi che me la guardo. È figo. Benvenuto Axtolex in chat, benvenuto. Ci sarà per i videogiochi, ci sarà un prima e dopo GTA 6. Bisogna vedere che impatto avrà. Quando uscirà GTA 6 non uscirà nient'altro, secondo me. Anche se magari ci sarà chi non avrà voglia di GTA 6 come tutti e cercherà l'alternativa. Quindi potrebbe essere anche interessante porsi come alternativa. Però, cioè, sarà un evento incredibile e cambierà tutto. Chissà. Ma come, perché sta roba di economia? Ma parliamo di videogiochi, ma che economia? Ma come economia? Beh, One Piece non durerà altri decenni. Dovrebbe durare, boh, diceva 5 anni, vedremo. Ma già da un po' doveva durare 5 anni. Mancherà qualche annetto, teoricamente. Bene. Tempo dell'argilla. Torniamo indietro e argilliamo tutto. Un po' troppo qua, forse. Sì, Oda fa troppe pause, vero? Quindi sicuramente si allungherà. Cioè, troppe. Fa pause, punto. Poi, per carità, si sa che il mangaka è uno dei lavori più duri. Per quanto possa far ridere, no, non è il muratore, il mangaka. No, ai milioni può permetterselo, non vuol dire niente. Oda sarà sicuramente ricco, ma è segregato in casa, cioè che cazzo te ne fai di soldi? È una persona che soffre di problemi di salute e sta sempre costantemente chiusa in casa per lavorare a One Piece. E quando esce di casa va a lavorare a One Piece ad altre cose. Quando finirà di fare sto manga avrà anche una certa età, cioè si farà, sperando che abbia una lunga vita, si farà una bella pensione. Però, cioè... Cioè, per fare una roba così devi proprio essere pronto a sacrificare la tua vita al progetto, letteralmente. Cioè, la sua vita è fare questo manga.
Ok. Finito questo. Tolgo la pietra dal fondale. Dove c'è la pietra metto la terra. Devo smetterla di buttare i razzetti. E poi ci siamo. Almeno dal punto di vista del fondo ci siamo. Razzetto tattico? Ma sì, dai. Tanto. Ok. Terra. È peggio scrivere manga o animare gli anime? Per me è peggio scrivere manga. Come fatica. Perché animare gli anime, considera che per quanto ci sia adesso il meme che mappa, chiude gli animatori in ufficio, non li fa vedere le loro famiglie, queste cose qui. Però al di là dei meme, se tu devi animare un anime, tanto c'è un team più grande, che chiaramente tu stai facendo un anime, vuol dire che il manga ha già avuto un successo tale da meritare di essere adattato, a meno che non è un anime originale. Però quelli originali non seguono scadenze, quindi parliamo degli adattamenti. Non parti da zero, esatto. Parti che hai già una storia, hai già tutti i design dei personaggi. Hai tutto, devi animare. Devi animare. Ma il che va da scegliere i colori dei capelli, queste cose qui. Concordando con il mangaka. A meno che non ci sia già materiale da cui attingere. E il mangaka invece deve produrre tutto da sé. E sì, anche i mangaka hanno gli assistenti, però non sono. Non è il team che anima gli anime, cioè proprio siamo a livelli diversi. Il mangaka ha magari quello che gli fa gli sfondi, quello che gli fa i contorni. O i balloon, non lo so. Dipenderà da persona a persona. Ci sarà anche chi fa tutto da sé. Diciamo che non è una vita che invidio. Non penso farei mai quel lavoro. Finito il fondale. Animare scene di combattimento è più difficile che fare solo scene nel manga. Ma sei sempre lì. La base ce l'hai già. Ho lasciato un blocco. Vediamo. Eccolo. Vabbè, qua ci mettiamo la ghiaia però. In fondo. Posto. Allora, il livello dell'acqua. Vedendo com'è il livello dell'acqua, io non ho un granché di fondale da fare, perché è questo. Qua devo sicuramente fare bene le pareti. Qua anche andrà abbastanza dritto. Allora, da qui fino alla fine di questo crepaccio bisogna un attimo pensare di fare bene le pareti. Per il resto non serve. Quindi intanto svuotiamo. Mi tengo solamente uno stack per tipo di materiale. Più la pietra, logicamente. Se ti innamori del tuo stesso progetto, penso un po' tutti lo farebbero.
il mangaka. Però se è un progetto, se è una storia, non è che devi per forza fare il manga. Per un fumetto deve essere fatto un soggetto del capitolo, sceneggiatura, disegnarlo e altra roba. E a parte animata c'è il soggetto dell'episodio, il soggetto di tutta la stagione, la sceneggiatura, i singoli episodi e l'animazione finale. La differenza è che comunque c'è una base molto più solida grazie al fumetto. Vabbè, ma la sceneggiatura la scrivi sul fumetto, non la devi fare da zero. Marco, bentornato. Buonasera, buonasera. Cioè, non esiste parte creativa nell'anime. Minima, se mai. Per me quella è la grande differenza. E poi i numeri di persone che ci lavorano. Allora, adesso prendiamo i derivati. Muretti. Leo, lo so che studi le sceneggiature, però il discorso è che la storia che tu vai ad animare è quella del fumetto. Non ci devi mettere altro tu. Il mangaka il fumetto lo deve scrivere, lo deve inventare la storia. Quindi già solamente perdere tempo a pensarti alla storia, a pensare cosa succede, cosa dicono i personaggi, a creare i personaggi. Quello è tempo che nell'anime non esiste. Ho ancora il feeling dell'Eren del passato che costruiva la zona farm e se la prendeva con un polletto. Mi ricordo quel pollo. Che lo frecciavo cercando di non colpirlo. Allora, come l'ho fatto di qua al fondale? Vediamo. È un po' misto, non è tutta pietra. Ok, si può fare. Anche perché l'ho già fatto. Sto leggendo Invincible. Il fumetto è molto diverso dalla serie. Molte cose su carta non funzionerebbero allo stesso modo sullo schermo. Le sceneggiature devono essere molto differenti, ovviamente avendo una base più facile. Considera anche però che il fumetto e il manga non sono la stessa cosa. 2-0 per l'Inter, vabbè, tanto. Il manga ha cioè ha uno stile, un disegno in cui è più semplice rappresentare le scene d'azione. Cioè, è fatto. Nasce spesso per quello scopo lì. Cioè, le scene d'azione scritte disegnate in un manga, sono molto più, come dire, fluide, se sembrano più dinamiche rispetto ai fumetti, che magari danno più enfasi ad altre cose, tipo, non so, il dettaglio del disegno, ad esempio, mi viene in mente l'immagine di qualche di qualche pannello di fumetti Marvel, che sono mega dettagliati per esaltare l'eroe di turno, mentre magari nei manga ci sono figure abbozzate, dove però tutta la scena è basata sulle linee che danno il senso di movimento della spada che fende l'aria, il pugno che sta colpendo, cioè. Comunque, avendo letto diversi manga, visti poi in formato anime, cioè riconosci letteralmente quando quel pugno animato lo riconosci l'immagine
da cui l'hanno preso e capisci che, cioè, è quello. È letteralmente quello. È come tradurlo in un altro linguaggio. Non so spiegarmi meglio di così. Cioè, il manga riesce a trasmettere il dinamismo della scena. Marti aveva pure la clip del pollo che avevo tenuto in ostaggio. Bello, grazie Marti. Non so come tu faccia a ricordarti quella scena. Non so dove tu l'abbia tirata fuori. Ma GG. Allora, adesso occupiamoci della parete. Quindi dovremo rimettere un po' di pietruzze. È tutto catalogato. Da come? Qua dobbiamo fare un po' più sul serio, però. Magari è il caso anche di dormire. Per gli anime di combattimento preferisco gli anime, ma anche li preferisco per storie più statiche, come Death Note. Vabbè, ci sta. Alla fine, un anime ben fatto è sempre più bello del manga, se no non esisterebbe neanche, penso. Ah, l'altra sera ho guardato il secondo episodio di Kaiju. Boh, number 8. Come si legge? Sarebbe Kaiju N.8, mi sembra. Quindi non so se va letto all'inglese. Boh. Ho visto la seconda puntata dell'anime e c'è l'opening dell'anime, che è stata fatta da un cantante famoso inglese. E porca troia, che qualità! Cioè, l'opening dell'anime è tanta roba, è davvero incredibile. Allora, se ti ispira, te lo consiglio. Cioè, io me lo sto guardando, ovviamente due puntate sono per ora. Cioè, cazzo, mi ha gasato tanto. Ho voglia di rivederlo. Cioè, ho già voglia di fare il rewatch. Perché in realtà vorrei sapere come continua, più che altro. Vorrei vedere come continua. Ma il manga non me lo leggerei. Cioè, magari sì, però, nel senso. Mi piace un anime fatto così. Preferisco aspettare le puntate. Alla Giappo direi Kaiju numero 8. Però quella è la. Cioè, è praticamente mezzo italiano, mezzo inglese letto alla giapponese. Cioè, che casino. I videogiochi trasformati in manga? Boh, a me non fa impazzire come idea, non so. Non ne vedo il motivo più che altro.
Sì, beh, il contrario ovviamente ha senso. Sto andando fin troppo veloce questa parte. Mi sento di aver skippato qualcosa. Però, boh, mi sembra a posto. Qualche dettaglio, chiaramente, in più ci vuole. Non so se conosci Asura Wrath, è un vecchio gioco di una bellezza unica. Ho sempre voluto che ci facessero un manga unanime. È quello del dio gigantesco che vuole schiacciare il protagonista con una mano enorme dallo spazio, ma lui riesce a tipo a fermarla e a schiacciarla. È quella roba lì. Non so se mi sono spiegato bene. Mi ricordo un videogioco con sta tamarrata incredibile. Ok, quello. Allora, non l'ho mai giocato, ma mi ricordo che avevo un amico che era super gasato, mi raccontava delle sue partite di sto gioco. Credo che a un certo punto sia anche diventato un meme su TikTok. Così, a caso. Ciao, vorrei esprimere la mia gratitudine. Non sono un bot, specifica. Benvenuto, Muse. Vorrei esprimere la mia gratitudine per il tuo eccezionale lavoro nello streaming. La tua passione e dedizione nel creare contenuti coinvolgenti sono ispiranti. Grazie per la tua presenza costante e aver creato uno spazio così positivo e divertente. Non vediamo l'ora di vedere cosa ci riserverai in futuro. Ma, Muse, ma scusami. Ti ringrazio, però se mi specifichi che non sei un bot, diventa tutto sas. Sa tantissimo di bot questa cosa. O di ChatGPT. Esatto. Purtroppo le intelligenze artificiali puzzano. Lo senti il tanfo di intelligenza artificiale? Ma su YouTube non carichi più video, cioè meno frequentemente. Ma Matteo, guarda, oggi ne ho caricati 4. Oggi ho caricato 4 video. Non, dai, non dico altro. 4 video. Io carico video tutti i giorni, semplicemente ho più di un canale. Poi sta a voi decidere se cosa seguire, per carità. Lo so che vi manca magari la survival del giovedì, però dovete anche capirmi che io non so cosa fare nella survival. Cioè, ormai è difficilissimo trovare robe da fare. In live, facilissimo. Cioè, se non avessi idee, iniziamo una live. Dico, boh, raga, che costruiamo secondo voi? Mi dite, facciamo, che ne dici di fare il granaio nuovo? Facciamo il granaio nuovo, basta, punto. Cioè, easy. Però un video
gli argomenti per i video è una cosa diversa. Non ci sono argomenti. Non posso fare il fiume. L'ho già fatto. Non posso fare 10 video in cui faccio il fiume. Capito? Non. È così. Già non è facile con un video a settimana trovare gli argomenti. Allora, fatta sta parete, praticamente ci siamo. Cioè, dovrò anche texturizzare, però. Qui. Facciamo qualcosina. Giovedì sarebbe bello la seconda stagione del podcast. Come ho sempre detto, il podcast era una bellissima idea, ma è un'idea che non può durare nel tempo. Cioè, non esistono tutti questi argomenti. Mi sembra che possa andare bene. Posso aggiungere qualcosa qua. Possiamo aggiungere qualche sì, scoglietto, qualche piccola punticina che sale fuori. Boh. Il livello dell'acqua sarebbe così. Ok, facciamo tipo così. Ok, dai. Ci siamo. Allora, passiamo ai dettagli. Passiamo a texturizzare. Lasciamo giù questi. Spostiamo il resto. Allora, svuota un chunk per 100. Nel mondo e faccio una skyblock, come nella Hermitcraft. Muse, no. Non è un'idea per un video, è un'idea per un progetto che ci metti mesi a farlo, non ha senso. Come mai non usi anche la cobblestone e l'andesite?
Aia, Pro Silence, tu mi cadi, mi stai cadendo sul pero qua, eh. Qua hai fatto un errore da principiante, lo sai? Hai dimenticato la regola. Ai video americani. Allora, ragazzi, dai, questa storia deve anche un po' piantare. Cioè, chi fa il video? L'americano che fa il video dove fa il progetto della Madonna. Innanzitutto fa. Magari fa un video al mese. Ok? Massimo fa un video a settimana. E non fa un cazzo d'altro. Non è che streama. Quindi tutta la sua settimana fa solo quel video lì. Poi si gratta i coglioni. Uno. Due. C'ha l'editor, c'ha il grafico, c'ha quello che gli succhia la minchia magari anche mentre scava. 3, citta probabilmente. 4, quel video gli incasserà 10.000 dollari minimo, quindi ne frega un cazzo di doverne fare altri. E cioè, non può essere paragonabile, cioè non ha senso. Non esisterà mai una situazione dove io mi metto a fare una roba così, un video a settimana e basta, non faccio altro. Vuol dire che faccio prima a cercarmi un lavoro diverso. Perché così non vado avanti. Ma se pensate che sia una roba sostenibile da fare e che c'è qualcuno che lo faccia senza cheatare facendo un video al giorno, cioè, o siete in malafede o non ci capite. A parte che, cioè. Boh, so che contenuto è alla fine. Allora, facciamo con ordine. Blocchi di andesite. Va bene. Continuo a pensare, se trovassi un montatore potessi fare dei video giganti su progetti che fai uscendo tutti i vari video VOD, dove semmai raddoppi il video velocizzato e basta. Beh, allora io già quello che faccio in live, già lo faccio vedere su YouTube. Faccio vedere il risultato. Non posso montare la live dove. Tipo, questa live dove costruisco il fiume. Non può essere editata. Anche se lo faccio qualcun altro. A parte se trovi un editor. L'editor va pagato, eh. Non è che lo trovi e te lo fa per piacere personale. Innanzitutto. E tra parentesi, sto già adoperando in questo senso. Però. Questa live in cui faccio il fiume non potrebbe mai essere montata. Ne abbiamo parlato di tutt'altro nel mentre. Non è una live dove costruisco e basta. Cioè, dovresti fare un montaggio di 30 secondi con un voice over. Non ha alcun fottuto senso. Puoi farlo, sì, ma.
Non è un contenuto fatto e finito. Non so come dirti. No, non fai neanche uno short. Ragazzi, dovete fidarvi. Se, dovete conoscere un attimo anche le dinamiche delle piattaforme per capire cosa va fatto e cosa no. Cosa si può fare e cosa no. Se no, fosse facile far tutto, si fa. Se una cosa fosse così facile, perché la vedete fare in America, si fa. Qual è il problema? In questo periodo sta iniziando diverse persone l'hardcore, ma l'hardcore anche cioè va di moda da un sacco di tempo. Ma anche l'hardcore è. Cioè, l'hardcore è il tripudio del cheating, una roba senza senso. Cioè, magari fai un hardcore per fare questo, per fare il fiume, così, semplicemente di tenerti il totem in mano perché c'è strizza di morire. E non cambia niente. Se io dovessi fare un hardcore, farei un doppione di questa serie. A questo punto. Cioè, quella che è l'hardcore che va di moda, per me è questa serie, ce l'ho già. L'hardcore che ho fatto è stata un hardcore, diciamo, dove ho cercato di cogliere la sfida di non morire mai e di completare il gioco. Però una volta l'abbiamo fatta, l'abbiamo fatta, se no mi mettevo a buildare anche lì. No, non vuol dire. Ma le casse di Melopì è molto semplice. Non è la cassa di Melopì che fa le hardcore. Il video hardcore è così. Magari fai una roba pericolosissima. Che se muori perdi il tuo mondo da mille ore di gioco. Prima di fare il video, backup del salvataggio. Basta. È finita. Se il creator muore, cancella il mondo, rimette dentro il backup e lo rifà, mal che vada. Cioè, non, se voi non pensiate che è tutto real quello che vedete in giro. Non è così. Fanno delle robe assurde perché sono palesemente false, per lo più. E la cosa brutta è che poi creano delle aspettative altissime. Anche ci sono persone che fanno delle build della Madonna, fingendo di averle fatte in hardcore. Non le fanno in hardcore, non è vero, ragazzi. Cioè, è una stronzata. Si sono cheatati i materiali, hanno usato qualsiasi strumento possibile per facilitarsi il lavoro. Se voi non vedete al 100% tutto registrato o in streaming, state certi che c'è dietro qualcosa. Comunque, incredibilmente oggi mi sa che riusciamo a finire il fiume. Cioè, è stata una live mega produttiva. Che poi il bello delle hardcore e il fatto anche della moda delle hardcore è proprio il rischio. C'è stato questo streamer che si chiama tuttora, penso, Filza, Pilza, non mi ricordo, Prilza, una cosa così, che era stato un po' il primo a viralizzare per il fatto che aveva fatto l'hardcore e dopo anni era morto
perdendo il suo mondo. E l'aveva fatto in streaming. Però il fatto che è andato virale, mi ricordo, perché era vero. Cioè, lui aveva un mondo super curato, come per dire una base così, fatta in hardcore. Lui ci streamava ed è morto. Poi non posso metterci la mano sul fuoco, per carità. Però è morto in streaming. E in questo modo ha perso il mondo. E è stato così, diciamo, un peccato che il video è girato e poi è riuscito a diventare anche più famoso di prima. Perché è proprio questo il senso. Cioè, vedere giungere al termine è una sfida. Se invece attacchi a fare un hardcore con i backup, con l'intento di usare hardcore nel titolo, vedere i cuori diversi, poi non cambia niente. Cioè, è una survival normalissima alla fine. Ma non è neanche questione di essere onesti o meno, eh. È questione che, cioè, per quanto possa non piacere, se una persona lo fa di lavoro, è il suo lavoro intrattenere, fa il video col backup, quindi finge una parte, mettiamo, non è che è un mostro, non vuol dire questo. Semplicemente, ti sta dando intrattenimento, sta creando un contenuto, però. C'è della finzione, bisogna essere anche consapevoli di questo. Può intrattenere comunque, può essere comunque un bel contenuto. Credo ci siano delle texture pack che cambiano i cuori facendoli sembrare della hardcore. Vabbè, Cinels, quello siamo poco ma sicuro, figurati. Ora mettiamo l'acqua, sì. Tecnicamente io direi che siamo anche a posto. Allora. Ora sarà un po' da ridere. Per non piangere. Dobbiamo mettere l'acqua in tutto il fiume. Non sarà facilissimo, ma diamoci da fare. Prima di tutto, arriviamo al ponte. E chiudiamo un attimo questo discorso qua. Ok. Così anche il ponte con l'acquetta così sembra più carino. Poi dobbiamo partire riempiendo le parti più basse, quindi tipo queste. Farei mai una serie con Levi Stray sul vanilla? E l'ho già fatta. Avevo fatto l'infiltrato. La luce sul fondale la mettiamo dopo. Prima ci vuole l'acqua, poi facciamo i dettagli tipo vegetazione, cose così. Il ghiaccio secondo me non conviene. Cioè, anche solo che devi romperlo poi. O aspettare che si sciolga, se vedi quanto sta andando veloce.
Ok, vediamo di là se c'è qualche altro spazio basso da riempire. In realtà tutto questo toccherebbe. Eh sì. Qua c'è ancora una corrente. Sembrerebbe a posto ora. E niente, adesso devo semplicemente portare avanti i sacchi d'acqua, creare fonti e riempiamo tutto. Intanto vi leggo. Cosa si dice? C'è anche chi ha la survival in super flat e deve fare casini per avere blocchi. Allora, ho visto anch'io quel tipo di video, è molto bello. Però, di nuovo. Di nuovo. Allora, il tipo di creator che fa il video che ha il canale solo che so, finisco il gioco in super flat, finisco il gioco partendo sotto la bedrock, finisco il gioco stando solo nel Nether, cioè partendo dal Nether, tutte queste cose qui. Oppure resisto 100 giorni in questo modpack, 100 giorni nel, non lo so, con la Coblemon, 100 giorni con la Create. Le cose sono due. Allora, se guardate, di solito quei creator hanno solo questo tipo di video e fanno pochi video al mese. Video che hanno dei numeri buonissimi, che però con il CPM che c'è internazionalmente o comunque negli Stati Uniti guadagnano molto bene, guadagnano molto di più di un italiano a pari visualizzazioni e quindi si possono permettere di fare un lavoro basato solo alla creazione di questi video. Cioè, tu fai 4 video nel mese, 4 video nel mese ti danno uno stipendio più che idoneo a fare una vita agiata e quello che vuoi. In Italia, innanzitutto, paga un cazzo, paga tutto niente, quindi si guadagna una sega in confronto. Quindi se parti da questo discorso, già capisci che se fai 4 video al mese, non ci campi. Ok? Non ci campi, 4 video di Minecraft al mese non ci campi. Intanto la lingua è italiana, quindi anche la quantità di persone che puoi raggiungere rispetto alla lingua inglese è limitatissima. Quindi a meno che non fai video di, che ne so, non so, immaginate un Molteni che fa un video a settimana, ok? Lui fa video su delle cose che possono interessare chiunque. Cioè, non è Minecraft, che interessa solo chi guarda Minecraft. Il suo video può interessare chiunque sia italiano. Lasciate stare i canali doppiati. E chiunque sia italiano potrebbe guardare il suo video. Quindi ha già un bacino d'utenza molto più grande. Ha un tipo di video che attira pubblicità diverse, che sono più remunerative, pagano di più. Perché le pubblicità su Minecraft pagano di meno. E in più può fare gli sponsor, che pagano più delle pubblicità, ovviamente. Perché quindi nessuno fa un canale così in Italia? Perché non si può fare, non puoi sostentarti. Se tu fai questo tipo di video, vuol dire che ne devi fare anche altri. E se fai anche altri video e ci butti dentro video così, è impossibile che tu abbia il tempo per dedicarti a tutto. Quindi o sei in un team di più persone, o stai cheatando e non lo dici, e stai facendo tutto fake, oppure è impossibile, non c'è modo, non può funzionare una cosa così. Perché chi fa quel tipo di video si dedica a fare 4 video in un mese, ma in una settimana si dedica a fare quel video lì.
Quindi tu hai una settimana di tempo per fare un contenuto. Non 7, non di più. Per cui, quando dite, potessi fare un video così, ci sta, figo. Però, che faccio? Faccio un video a settimana? Non so. Non lo so. Pesa un po'. Se no, ve lo faccio fake. Cioè... Questo è quanto, non si può fare, non c'è il tempo per fare tutto quanto. Ok, dovrei aver riempito tutto comunque. Quindi manca solamente l'ultimo livello e poi abbiamo fatto il fiume. Forge Lab fa praticamente solo quello. Allora, io non so chi sia Forge Lab, però... Vediamo. Non è italiano. Non è italiano. Ok, sì, ho capito chi è. Qua, video 3 settimane fa, 1 mese fa, 2 mesi fa, 3 mesi fa. Fa un video al mese, forse 2. Grazie al cazzo. Non è italiano. Se fosse italiano, non lo farebbe. Perché intanto non farebbe milioni di visual, farebbe magari qualche centinaio di migliaia. Poi non riuscirebbe a camparci e quindi non avrebbe il tempo, dovendo andare a lavorare per mantenersi e mangiare e avere una casa in cui dormire, come tutti... Capirebbe che non ha il tempo materiale per fare un video così. Ah, il video. Allora, il video della civiltà su Minecraft. In realtà, sì, è un video impegnativo di quel tipo. Cioè, per fare quel video dovrei davvero fermarmi. Fermare tutto e dedicarmi solo a quello. Ma io lo farei anche se vedessi che ci fosse una piattaforma che funziona, che non è perennemente in crisi. Io lo farei anche. Però cioè, dall'anno scorso non c'è stato un mese buono dove dici ok, facciamo sto video che dura 2 ore, super editato. Cioè vuol dire che magari ci lavoro un mese, smeno, cioè, tolgo tempo a tutto il resto e poi quel video magari fa, che so, 20.000 visual e watch time 10 minuti e poi mi metto a piangere con la boccia in mano la notte e cambio mestiere direttamente. Non vi immaginate di quanto possa essere complesso questo mondo. Ah, visto qua, così il fiume è un po' banalotto, eh? Mi sa che forse poi un'aggiustata gliela devo dare, sì. Il problema è che esistono anche persone che... vabbè, sì, che parlano l'italiano, sono meno di quelle che capiscono l'inglese, ovviamente. O lo spagnolo, ad esempio. Diciamo che essere un creator italiano vuol dire fare uno dei lavori più desiderati, più belli, ma in uno delle community non peggiori come community, cioè diciamo in una
dei contesti nazionali peggiori. Cioè, dici, cazzo, cioè tu fai lo youtuber, fai lo streamer, che figo! Sì, però italiano. Cioè, quegli italiani, come dire, rispetto ad altri paesi, ma anche rispetto a Francia, Germania, è come dire la Serie A con la Serie D. Vi basta vedere, tornando ai discorsi di prima, come magari sono grossi dei creator appunto in Germania, in Francia, e invece quelli grossi in Italia ci sono i giornali che gli fanno gli articoli per diffamarli, per dire che vadano le tasse. Cioè, questo è il tipo di trattamento, di riconoscimento che si ha. Sì, addirittura di... Eh beh, perché no? Magari toh, facciamo C, dai, facciamo C giusto perché nella serie D è calcio dilettantistico. Facciamo serie C. Serie A con serie C. Ma come va il derby? L'Inter ha già vinto lo scudetto? È ancora in corso? Ciao Elen, stamattina mi sono svegliato. La prima cosa a cui ho pensato sei tu. Che onore. Come mai? È ancora 2-1? Eh sì, ma quanto mancherà adesso? Vabbè, oddio, sono le 10:40, si è iniziato alle 9. Un quarto d'ora manca, magari? Non lo so. No, perché sono bello, no? Allora non pensarmi se è quello il motivo. Potrebbe suonare strano. Quasi finita con Riss e doppio rosso. Mamma mia, no, dai. Guarda, se hanno espulso Theo Hernandez. Hanno espulso Theo Hernandez. Ma chissà perché me lo sentivo. Mi ha detto Riss e doppio rosso. Ho pensato subito a Theo Hernandez. Ma porca puttana, ma dai. Che palle, perché sicuramente saranno nervosi perché rosicano. Cosa fate? Sono menati? Cos'è successo? No, non ho letto la sub, Rambetti, bentornato. Sono contentissimo di stare in questa bella community. Grazie, Rambetti. Fatto. Abbiamo riempito il fiume. È successo. Ci siamo. Da un po' da un po' che non ti vedo portare Sea of Thieves. L'ho portato una volta, Canon. Sai che hanno fatto una collab con Monkey Island? Lo so, l'hanno fatta. Cos'era? L'anno scorso, forse? Però l'ho fatta una sola volta, mi sembra. Forse due. Dimenticato una scaletta, adesso controlliamo allora. E Mastro, bentornato, non ti stavo ignorando. Quando live nel server, se non vuoi rispondere, di almeno perché hai smesso di farle. Non è vero.
E non lo so, dobbiamo decidere un giorno. Non ho smesso di farle. Qualche bell'albero custom, non so se ci metterò alberi qui, forse ci metto dei campi. Pensavo che non volessi rispondere e mi hai detto LOL ignorato completamente, cioè... Non so, un attimo, santo cielo. Un minuto fa eri sabato. Datemi un attimino. Allora, dove ho dimenticato la scala di pietra? C'è. Penso sia finita, è partito un urlo. Era l'urlo dei vincenti o dei perdenti? Adesso poi per finire la live, se volete, ci andiamo a leggere i tifosi che litigano sui forum. Io sono milanista, eh. Io sono milanista. Però mi fa divertire. Cioè, non è che non mi interessa, però non è che ci soffro. Sì, non mi interessa. Diciamo che non mi interessa. E quindi mi fanno spanzare i tifosi che si scannano e soffrono. Eccola! Fatto. Espulso anche Calabria. No, dai, ma dai, ma che... Ma che cosa, che scempio, che vergogna. Non ci sta. Cioè, perdere lo scudetto derby e partita e farsi espellere perché sei nervoso. Poi non so che cazzo hanno combinato, però non ci sta. Allora, il collegamento acquedotto fiume. Sì, manca anche quello, è vero. No, niente vintage oggi. Poi per Winter Story dobbiamo nella prossima live metterci lì un attimo e darci un senso. Credo sia arrivato il momento di darci uno scopo. Perché la serie va avanti, ci sono un sacco di cose da fare, però non so dove andremo a parare. Cioè, non è che dico vado nell'End, faccio l'Ender Dragon, finisco il gioco. Non credo sarà una serie eterna, no? Quindi servirebbe darsi degli obiettivi, ecco. Bene. Vediamolo un attimo dall'alto. Le fogne sono già collegate all'acquedotto. Questo laghetto ha un tunnel che va giù nelle fogne. Mentre qui dovremo collegare al fiume e qui ci sarà da scavare un altro corso d'acqua piccolino, ma...
Già, vedremo come fare. Ecco il fiume visto dall'alto. Allora, secondo me va comunque un po' corretto qui, perché c'è troppa sabbia, troppe robe esposte, non mi fanno impazzire. Però ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto un intero fiume scavato a mano. Non pensavo oggi di farlo tutto, che mancava un bel pezzo, ma top. Ma bentornata Farfi, grazie dei 40 mesi. Buonasera. Ok, allora. Sto pensando se adesso al volo c'è qualcos'altro da fare. Però sì, a parte quel pezzettino lì da aggiungere e sistemare un po' in fondo, mi sa di no. Quindi mi sa che ci avviamo alla conclusione. Oggi ho detto che avrei chiuso prima. E direi che finito questo bel pezzo possiamo ritenerci soddisfatti. Allora, prima cosa, andiamo a mettere i nomi sul libro dei sub. Dopodiché, momento goliardico, leggiamo i commenti dei tifosi. Ve li leggo io. Così ve li filtro perché si dicono le peggio cose. E poi ci salutiamo e se andate già, domani sera 20:30 siamo qui. Ok, allora. Oggi la prima sub è stata di Cucina. Tra l'altro oggi c'è stato un momento dove mi sono preso malissimo perché ok, adesso non riesco a beccarlo, però un utente ha fatto la sub. Non c'era la live, ovviamente era pomeriggio, però io avevo OBS aperto, stavo registrando No Rest for the Wicked. Mi è partita una sub perché non ho rimosso gli alert, non mi aspettavo mi arrivasse una sub in quel momento. E è partita sta sub con un bro incredibile nel mezzo del gioco, è stato abbastanza strano. Bisogna spostare. Sì, gli sniffer. Vabbè, gli sniffer è una roba abbastanza veloce volendo. Cioè, non è neanche urgente, tanto stanno farmando. No, non ho più rimesso i libri dopo il bug. Sto ancora aspettando. Bene. Momento commenti. Allora, andiamo a prendere un articolo. Rissa San Siro, che bel titolo, mamma mia. Ah, devo trovare l'articolo giusto. No, allora, l'hashtag su Twitter non lo so. Dici che la gente litiga di brutto. Vediamo. Secondo me su Twitter è più una roba tipo. Cioè che i milanisti stanno con i milanisti, gli interisti con gli interisti. Incredibile, stanno alzando uno scudetto di cartone. Vabbè, che meme. Questa è la prima cosa che ho letto. No, su Twitter non è divertente. Non sto beccando l'articolo giusto, ragazzi.
Vediamo questo. No, stranamente. Allora, sul sito dove guardo di solito non si stanno scatenando, stranamente. Sotto il posto IG di Eurosport. Ma io sto guardando. C'è un sito che parla di calcio. Adesso non voglio fare pubblicità anche perché sto cercando la merda. Che di solito c'è proprio la gente che litiga di brutto. Vediamo, questo sulla Moviola. Frustrazione dei perdenti. Che umiliazione se sto derby perso. Vabbè, tanto io voglio la gente che litiga. Campionato più squallido di sempre. Anche peggio delle ladrate juventine. Risposta: festeggiare sulle vostre lacrime non ha prezzo. Però no, non... Devono un attimo maturare, ragazzi. Secondo me domani vediamo la gente proprio che, con il fegato spappolato che se l'è litigata. Se non fosse per la Cardinale League, sti bidoni sarebbero in zona conference. Vinciamo perché siamo 100 anni luce avanti a voi. Fatti una ragione invece di vivere nel paese dei balocchi. Stai zitto, cartonaro, che vincete grazie al VAR. Perché uno gli risponde artigiano, ma perché? Cosa vuol dire? No, beh, non sono scatenati però, non sono scatenati. Allora, di solito in questo sito ci sono appunto i tifosi che si perculano, ma proprio si insultano in modi super creativi, o rivangando robe. A me fa ridere quando rivangano cose vecchissime, no? Tipo, allora, io sono milanista. La cosa più stupida è che, cioè, magari perdi il derby. Ma intanto noi abbiamo vinto 7 Champions League, mica come voi che avete perso con il City. Ma cosa c'entra? Ma cosa vuol dire? Cosa cazzo c'entra? L'ultima l'abbiamo vinta che io ero piccolo. Tra un po' me la ricordo la finale perché l'ho rivista a un certo punto, però se no non me la ricordavo neanche. Ho tutte ste robe qui, insomma. Oppure gli interisti, ad esempio, nei momenti in cui gli va male, ricordano che loro sono gli unici che non sono mai stati in Serie B. Va bene. Ok, cosa vuol dire? Cioè, va bene. Perché il Milan è stato in Serie B per... non so cosa successe. Credo qualche illecito. Miliardi di anni fa, poi venne rifondato sotto la dirigenza di Berlusconi quando lo comprò. Penso che, beh, forse io non ero ancora nato, per dirvi. E quindi, siccome l'Inter è l'unica squadra in Serie A che c'è dagli inizi e non è mai stata retrocessa, allora, tipo, questo è un grande vanto. L'insulto artigiano non l'ho capito, devo dire la verità, non l'ho capito. Penso se un giorno non litigheranno più, sarebbe stranissimo, cioè come fanno a non litigare? Secondo me ci sarà gente stasera che si mena. Anzi... Speriamo niente di grave, ma magari ci scappa anche l'accoltellata. Domani sentiremo i giornali. Bojack, grazie di 39 mesi, bentornato. E una cosa positiva è che c'è stato il derby e qua da me non ho sentito niente. Non ho sentito nessuno urlare, niente di niente. Mi era capitato l'anno scorso con la Champions, avevo sentito esultare. Quest'anno nulla. Meglio così. Bojack messo nel libro. Vedi, lo scudetto che hanno vinto arrivando terzi. E cartonati, no? Capito? Tutte queste robe qui. Previsioni: 5 feriti, 8 arrestati. Un furto a caso, va bene. Ragazzi, il calcio è una delle cose più tossiche che esistano. Comunque, cioè, davvero. Il tifo del calcio più che altro, ma anche il calcio in sé. Anche il calcio in sé lo è. Ricordatevi sempre, sembra che vada tutto bene, ma non si sa mai cosa c'è sotto. Magari tra 10 anni salta fuori qualche intercettazione.
qualche partita truccata. E mi ricordo quando successe con la Juve, protagonista. Nessuno ci voleva credere che i campionati erano falsati, eppure si erano comprati gli arbitri. Quindi chissà cosa c'è dietro il calcio anche attualmente. Sicuramente i tifosi sono super toxic. Un po' di marciume, qualcosina secondo me c'è sempre. Non lo so, però secondo me è tutto marcio. Cioè non è che c'è una squadra illibata. Anche l'Inter è uscita pulita dalla calciopoli, ma anche l'Inter c'aveva sotto qualcosa, palesemente. Però avevano bisogno di salvare il salvabile, quindi serviva una squadra pulita a cui affidarsi, no? Però secondo me tutte le squadre fanno qualche magagna, tutte. Poco tanto che sia. La cosa più tossica sono i giornalisti spagnoli che commentano il motorsport. Eh beh, sì, ovviamente, anche lì c'è una. C'è l'astio da sempre tra italiani e spagnoli sul MotoGP. Sì, girano troppi soldi, quindi per forza di cose girano anche qualche stronzata. Non mi ricordo che partito ho visto ultimamente che c'era stata una ladrata incredibile. Boh. Vabbè. Ragazzi, io direi che ci possiamo salutare davvero ora. Mi spiace che questo momento non sia stato troppo divertente. Non ho trovato i commenti che cercavo. Tutte tranne l'Empoli, no? Anche l'Empoli. Ah, tutti, tutti. Vai tranquillo. E arriva almeno fino a 30? No, Rambetti. Vado. De ho delle cose da fare e poi vado a dormire. Noi ci vediamo domani sera alle 20:30. E niente. Buonanotte. A domani. E viva lo sport!